Ciao a tutti e benvenuti al mio canale. Questo è il primo video di una serie in cui parlerò di emozioni. Cosa sono dal punto di vista occidentale, orientale, seguendo i canoni della medicina cinese e di come gli oli essenziali possono aiutare dal punto di vista biochimico ed energetico per equilibrarli. Le emozioni sappiamo che influenzano la nostra quotidianità, ma anche le scelte importanti della nostra vita. Influenzano il modo in cui parliamo, il modo in cui ci raccontiamo, fino a volte arrivare a creare un'identità falsa di noi che non è coerente con quello che siamo veramente. Oggi parliamo di paura. Come tutte le emozioni hanno una loro funzione, infatti è utile per l'uomo quando ci deve mettere in guardia da qualche pericolo, ma se è esagerata o fuori contesto può diventare un problema. La paura è una reazione a tanti stimoli ai quali non riusciamo ad adattarci e facciamo fatica a focalizzare la nostra attenzione sul problema per poterlo risolvere. Anzi, avviene tutt'altro, ci si focalizza su ciò che si teme, sviluppando nel tempo una modalità di pensiero negativistica verso se stessi e gli altri. La paura, se permane il tempo, può generare stati d'ansia e attacchi di panico, con confusione mentale verso se stessi e verso la situazione che si deve affrontare. Si manifesta anche con sintomi fisici come tachicardia, sudorazione, tremori, vertigini. Nella medicina cinese la paura è associata all'elemento acqua. La paura in forma energetica si manifesta come trattenere, invece di lasciar scorrere le cose sulle quali ci sentiamo ansiosi. Se l'energia scorre bene, possiamo sperimentare la vita come lo scorrere sul letto di un fiume. Altrimenti ci sentiamo sopraffatti, inondati dalla vita stessa. La paura, sempre nei canoni della medicina cinese, oltre a influenzare l'elemento acqua, va a condizionare anche il nostro fuoco, per la precisione il nostro cuore dal punto di vista energetico, creando stati d'ansia e preoccupazione. Quali sono gli oli essenziali più adatti? Apro una piccola parentesi sugli oli essenziali estratti dai fiori, perché favoriscono il processo di trasformazione individuale. La paura infatti emerge quando noi non accettiamo il cambiamento, non ci sentiamo in grado di affrontare i nuovi stimoli, le nuove sfide della vita che stanno arrivando. In questo video voglio consigliarvi tre tipi di oli essenziali che vanno a lavorare su vari aspetti della paura. Le ho volute scegliere per voi perché sento che sono affini alla mia storia, alla mia vita e credo che possano essere utili a tante persone. La lavanda, per la paura di non essere compresi dalle persone. La lavanda infatti rasserena, riequilibra e aiuta a placare le tensioni e a dare il coraggio di tirare fuori quello che sentiamo veramente. L'arancio dolce per la paura di affrontare situazioni nuove. L'arancio dolce si estrae dalla buccia del frutto, ha un aroma brillante e vivace, ma anche dolce e caldo. Aiuta ad alleviare la paura dell'ignoto e dona coraggio. La cannella, la paura di stare soli. Il suo aroma dolce e caldo ci avvolge dolcemente proprio come un abbraccio e ci aiuta a sentirci meno soli. Ora vorrei allegare una sezione pratica in cui darvi dei rimedi proprio per affrontare questi tipi di paure. Per il coraggio prendiamo 5 gocce di olio essenziale di arancio, aggiungiamo 10 gocce di olio essenziale di limone, lo mettiamo in un piccolo spruzzino da 5, con 5 ml di acqua distillata e lo possiamo vaporizzare al momento del bisogno. Per il senso di solitudine e per la paura di stare soli prendiamo l'olio essenziale di cannella, dobbiamo sempre diluirlo con una proporzione 1 a 3, ovvero una goccia di olio essenziale di cannella e 3 gocce di olio vegetale che può essere olio di oliva, olio di jojoba, olio di cocco o di mandorle, e lo andiamo a massaggiare sul nostro plesso solare e sulla zona lombare. Per la paura di non essere compresi, per stimolare appunto in noi la forza di tirar fuori le parole giuste, facciamo un bel bagno. Prendiamo 250 g di sale inglese, ci mettiamo
mettiamo 10 gocce di lavanda, una metà le mettiamo sulla nostra vasca da bagno e facciamo un bel bagno rilassante aromatizzato per almeno 15 minuti. Grazie per essere arrivati fino a qui, mettete un bel mi piace al video, iscrivetevi al canale per supportarmi, usciranno altri video sulle emozioni e come i nostri oli possano aiutarci ad affrontarle. A presto! Thank you.